La mia casa aveva una grande ala annessa, nella quale non ero ancora mai stato. Mi risolvevo ad andarci e finalmente vi entravo. Giungevo a una grande porta a due battenti. L'aprivo e mi trovavo in una stanza dove era installato un laboratorio. Di rimpetto alla finestra vi era un tavolo pieno di molti vasi di vetro e di tutte le dotazioni di un laboratorio zoologico. Era la stanza da lavoro di mio padre, ma egli non c'era. Alle pareti vi erano scaffali contenenti centinaia di recipienti di vetro con dentro ogni specie immaginabile di pesci. Ero sbalordito. Così adesso mio padre si occupa di teologia. Stando lì e guardandomi intorno, notavo una tenda che di tanto in tanto ondeggiava, come se soffiasse un forte vento. Improvvisamente appariva Hans, un giovane campagnolo, e gli dicevo di andare a vedere se fosse aperta una finestra nella stanza dietro la tenda. Andava, trattenendosi un certo tempo, e quando ritornava gli leggevo un'espressione di terrore sul viso. Diceva soltanto: «Sì, c'è qualcosa. Ci sono gli spiriti». Allora andavo io stesso e trovavo una porta che conduceva nella camera di mia madre. Non c'era nessuno. L'atmosfera era inquietante. La stanza era molto grande e sospesa al soffitto c'erano due file di 5 casette ciascuna a circa 2 piedi dal pavimento. Sembravano piccole casette da giardino di circa 2 metri quadrati di superficie e ognuna conteneva 2 letti. Capivo che questa era la stanza dove mia madre, che in realtà era morta da molto tempo, era visitata dagli spiriti e che aveva preparato questi letti perché essi vi dormissero. Erano spiriti che giungevano a coppie, coppie di sposi spettrali, per così dire, che vi trascorrevano la notte o anche il giorno. Di fronte alla stanza di mia madre c'era una porta. L'aprivo ed entravo in una vasta sala che mi ricordava la hall di un grande albergo. Era arredata con poltrone, tavolini, colonne e tutto il fasto solito in un simile luogo. Una banda di ottoni suonava rumorosamente. Avevo sempre sentito la musica sullo sfondo, ma senza sapere da dove proveniva. Nella hall non vi era nessuno, eccetto la banda, che suonava motivi di danza e di marce.